L'istruzione rende liberi, la libertà di insegnare la garantisce. È stato questo lo slogan del presidio organizzato a Roma presso l'ambasciata turca dalle federazioni nazionali di CGIL, CISL, UIL Scuola per protestare al fianco delle tre segreterie confederali contro l'epurazione degli insegnanti cacciati dal governo turco dopo il fallito tentativo di golpe. I sindacati hanno condannato fermamente la velocità e la portata degli arresti, palesato il timore che il governo turco stia usando il colpo di Stato come pretesto per sradicare ogni opposizione democratica e fatto appello alla Commissione europea e al Consiglio europeo affinché condannino la condotta del governo prendendo tutte le misure necessarie, compresa la sospensione del processo di adesione, se non dovesse essere posto immediato termine a questa drammatica ed inaccettabile violazione dei diritti fondamentali e dei valori politici, morali e culturali alla base dell'Unione Europea. Manifestiamo per portare la voce della libertà, la voce di un sindacato libero che chiede ad un paese che vuole restare all'interno dell'Europa e che tra l'altro è strategico rispetto proprio a quella che è la sua posizione geografica nell'Europa. Noi chiediamo appunto che non si può assolutamente fare a meno dei principi di libertà di informazione. Io credo che l'Europa debba assolutamente prendere posizione e penso che lo debba fare appunto attraverso iniziative come questa, facendo sentire la pressione di un mondo civile, di un'Europa civile, di un'Europa libera a chi pensa di poter appunto fare a meno dei diritti civili e anzi di poter attivare restrizioni. Cioè noi abbiamo il dovere come europei di impedire tutto questo. Quello che è avvenuto in Turchia ferisce un po' tutti, ferisce tutta la civiltà democratica e ferisce anche noi docenti che abbiamo sempre pensato di svolgere un ruolo per il paese senza pensare a questi risvolti che sono aberrazioni. Aberrazioni di un tipo di fare governo sicuramente che non ci appartiene.